forse. Allora, faccio questo video, non mi vedrete in questo video, perché molte ragazze mi hanno chiesto come utilizzare uno smalto normale con il procedimento che vi dicevo dello smalto, diciamo, del gel semipermanente. Allora, questa è la base che uso io. Tra l'altro non uso solo questa, io uso anche, ve ne faccio vedere un'altra, molto più scadente. Scusate, non me l'ero preparata. Io uso anche questa, comprata dai cinesi, quindi niente di eccezionale. Comunque, il procedimento ve lo faccio vedere con questo, così andate sul sicuro. Ed è un unico prodotto per base e top, mentre questo è solo base e poi ci vuole anche il top. L'Aila Gel Polish Smalto in Gel Removibile. Allora, questo sarebbe solo per lo smalto in gel, quindi voi usate questo e poi ci mettete sopra il loro smalto gel, dicono, che poi comunque va con qualsiasi anche altro smalto gel. Allora, molte ragazze hanno avuto difficoltà, per questo mi sono decisa a fare quest'altro video. Innanzitutto quello che vedete sulle mie unghie è smalto gel, non è smalto normale. Tra l'altro è un esperimento mai riuscito perché non mi piaceva il colore che ci avevo messo sotto e sopra ci ho messo i glitter. Poi vi spiegherò come fare il vostro smalto gel o il vostro top sempre in gel con tutti i glitter che volete. Quindi senza andare a comprare lo smalto rosa con i glitter, lo smalto azzurro con i glitter, eccetera. Il prossimo video, comunque. Cominciamo col procedimento usando un semplicissimo smalto della Kiko. Questo è il 340, è un azzurrino, un turchese. 340 di Kiko. Allora, io ve lo faccio vedere su delle tip. Tip. Quindi vostra unghia, io non la opacizzo perché una tip non me ne frega niente. Comunque gli date una limatina leggerissima, giusto per opacizzarla, fino alle cuticole, senza farvi male sulle cuticole. Le cuticole basta spingerle indietro, quindi non tagliatele, ve lo dicono tutti, ve lo dico pure io. Allora, questa io per fare prima, se no ogni 2 volte, cioè 2 minuti, dobbiamo aspettare la lampada e stiamo freschi. Quindi già ho dato la prima passata, semplicissima, questo è a pennellino, quindi tipo smalto trasparente. 2 minuti, anche 3, cioè abbondate, non succede niente, anzi meglio di più che di meno. 2 minuti con il Laila, quindi la base gel. E quindi sarà appiccicoso. Bene, io ci ho messo il dito, appunto, comunque è appiccicoso, ovviamente è normale che sia così. Poi perché quello è lo strato dispersivo, andiamo a passare il nostro smalto. Spero che si veda qualcosa. Allora, lo smalto vedrete, perché qualcuno me lo chiedeva, che sembra passato male, cioè nel senso verrà così, verrà tutto striato. Voi lasciatelo così, cioè non esagerate, non mettete troppo smalto. La prima passata va benissimo, poco smalto. Ci saranno dei punti dove ce n'è di più, dei punti dove ce n'è di meno, non fa niente, tanto con la seconda si... Vabbè, insomma, si chiudono, quindi diventa tutto omogeneo. Fatto questo, dentro la lampada un minutino, non di più, perché tanto è giusto per asciugarlo. Aspettiamo un po'. Io intanto, perché sto facendo l'altro con un passaggio completo per abbreviare i tempi, perché sennò qui stiamo frischi. Scusate i tempi morti. Allora,
stato un po' in lampada, ovviamente uscirà sempre come prima, quindi striato, un po' fatto così, sembra, vabbè, io l'ho messo anche a cavolo, cioè abbastanza velocemente comunque. Con la seconda passata, ovviamente non sarà del tutto asciutto perché è smalto, quindi non si polimerizza completamente in lampada. Voi aspettate un po'. Fatelo asciugare un pochino così alla bene e meglio, ma non deve essere tutto asciutto. Sta facendo danno. E andiamo con la seconda passata. Così come fosse, cioè, no, come fosse uno smalto normale. È uno smalto normale, quindi come se fosse il procedimento normale insomma, di quando mettiamo lo smalto e basta. Stavolta vedrete. Non so se con la mia cam, qui con la mia fotocamera si vede, bah, qualcosa. Comunque, sempre senza esagerare, comunque con troppo strato, con troppo smalto. Io per esempio già qua ho esagerato un po'. Perché poi quando lo andate a sistemare, più ci passate sopra, ovviamente più ve lo tirate via. Quindi ovviamente è meglio metterlo e via. Non troppo asciutto. Neanche troppo. Questo per esempio è venuto una mezza cacata. Vabbè. Come vedete anch'io non sono infallibile, eh? Cioè, nel senso, può capitare che un'unghia non vi venga bene, non succede niente. Anche questo lo fate asciugare un po' e poi lo infilate in lampade. Altra cosa, vi può capitare che alla fine del procedimento qualcuno venga si raggrinzisca un po', vuol dire che o c'è andato troppo smalto, non si è asciugato bene. Pazienza, cioè nel senso, non dovrebbero capitarvi tutte così, su 10 dita ve ne può capitare uno o due, di solito sono i pollici, ho notato. Comunque, seconda passata in lampada di nuovo, anche se non ci avete messo il gel, però voi mettetelo sempre un pochino in lampada. È stato pochissimo in lampada, quindi non garantisco su questo. Comunque ne ho un altro fatto in modo da farvelo vedere, insomma. Fatto questo, sempre senza premura, perché più si asciuga anche all'aria meglio è, quindi voglio dire, non abbiamo la premura del gel che invece cola e quindi ci dobbiamo sbrigare a metterlo in lampada, eccetera, eccetera. Dov'è? Dove lo nasco? Di nuovo questo dopo i due strati di smalto. Se volete essere più sicure, io non ve l'ho mai detto, però effettivamente non ho mai provato, ma secondo me sì. Dopo il primo strato di smalto, quindi quello striato, quello che non viene bene, metteteci lo smalto Lila sopra, quindi il gel, e lo mettete in lampada, così magari aiuta ad asciugarsi. Provateci, non ci ho provato, non ci ho pensato, se no magari ne facevo uno in quel modo, uno così e uno come. Comunque, sullo smalto, gel, stavolta abbondante. Abbondante, cioè non tiratevi via lo smalto per mettere poco gel. Mettete abbondante gel, tanto quello lo lasciate un po' di più in lampada e si asciuga, non succede niente. Ok, già prende forma. Lo mettiamo in lampada. E per abbreviare i tempi, questo è il risultato finale. Quindi avete col vostro smalto Kiko, poi io ne ho decine, quindi ovviamente invece di buttarli via o non usarli più, usarli solo per i piedi. Io per esempio mi scoccio a fare il gel nei piedi, quindi metto lo smalto normale. Però ho più vasta scelta, cioè ovviamente ci sono più colori di smalto normale anziché di smalti gel e poi costano anche meno.